Coach Locati, buonasera. Buonasera. Benvenuto. Dunque, si è da pochi minuti conclusa la partita contro Opera. Una partita tutto sommato giocata fin dall'inizio, più o meno sullo stesso piano. Poi avete subito questo parziale di una ventina di punti. Però c'è da dire che la sua squadra ci ha creduto fino alla fine perché avete fatto una grandissima rimonta. Allora, il problema della nostra squadra è che siamo il cruccio della gioventù, nel senso che loro hanno questi cali, purtroppo ce lo stiamo portando dietro all'inizio stagione, che regaliamo troppo spesso dei quarti agli avversari. Però la cosa positiva è che hanno anche la sfrontatezza di riuscire a rientrare sempre. Esatto. È successo poche volte che dopo i parziali presi non siamo rientrati. Confidavo anche stasera di rientrare, però il distacco poi era un po' troppo eccessivo e soprattutto le rotazioni erano un po' corte, non avevamo neanche Puglia stasera, che comunque è uno che ci dà una grossa mano, e quindi tutto sommato con quello che avevamo in panchina, con una panchina corta, siamo riusciti ad Certo. arrivare fino a meno 6 dopo essere stati sotto di Peccato, infatti. 25. Certo. Oh no, una Quindi grande. comunque ovviamente speravamo di fare qualcosina di più, abbiamo regalato un quarto, anche qualcosina di più di un quarto in questa partita, però dobbiamo prendere quello che c'è di buono e l'ultimo quarto sicuramente è stata una buona prestazione. Assolutamente sì, penso ci sarà tempo comunque per la prossima di rimediare, insomma, di allenarsi in settimana, quindi avrete tempo. Coach, quindi diciamo la squadra, la posizione in classifica fino ad ora, diciamo, insomma, quest'anno così. Ovviamente partendo con un budget limitato non ci aspettavamo di fare un campionato di vertice, siamo riusciti settimana scorsa a mettere sufficienti, spero, punti tra noi e Viadana per non avere la retrocessione diretta. Adesso ce la giocheremo ai playout, penso che non riusciremo a recuperare tante posizioni perché ormai la classifica si sta abbastanza definendo e quindi ce la giochiamo, diciamo che da qui alla fine del campionato dobbiamo mettere a posto alcune cose dal punto di vista tecnico per i ragazzi, dal punto di vista tattico di squadra e arrivare preparati ai playout, anche perché nella posizione in cui siamo noi, cioè o 14esimo o 15esimi, c'è un bel buco, tra virgolette, alla fine del campionato prima di giocare i playout eventualmente. E quindi quello è un periodo in cui possiamo lavorare, però Esatto, per rischiamo anche di lavorare. perdere il ritmo partita. Grazie Ah già, ah, in quel senso, certo. Niente, coach, la ringraziamo, è stato molto gentile. a voi. Buon rientro, Grazie, grazie. buona serata. Buonasera, Buonasera. coach Maligno, buonasera. Innanzitutto, benvenuto. Grazie. Esordio in panchina, esordio vincente, quindi va benissimo. Dunque, una piccola analisi della partita. Un primo quarto, cioè all'inizio molto soft, molto lieve, molto tranquillo. Terzo e quarto giocati bene, dove abbiamo fatto questo break di 20 punti. Poi quarto quarto un blackout all'improvviso, cioè loro hanno fatto questo parziale, questa rimonta. Secondo e terzo. Sì, adesso onestamente sono quelle situazioni in cui da subentrante tu non hai Certo, così tanto no, tempo certo, e bisogna essere indubbiamente. onesti e dire che Il magari un tempo. attacco alla zone press tu non, è l'ultima cosa che vai a preparare nel momento in cui lavori sulla uomo. Certo. Lavori e chiedi tanto perché noi comunque penso e mi auguro che si sia visto un grandissimo sforzo che hanno fatto i ragazzi in difesa perché alla fine della fiera noi abbiamo meritato quel vantaggio che ci ha dato poi sicurezza Indubbiamente. nel momento in cui ne abbiamo avuto bisogno, abbiamo messo fine in cascina soprattutto tenendo loro a 28 punti nel primo tempo e praticamente non facendogli segnare i primi 5 minuti del terzo quarto, che è quello su cui stiamo insistendo, nel senso che le percentuali di tiro chiaramente non sono controllabili, ci sono dei momenti della partita in cui tu prendi dei parziali evidentemente, ma nel momento in cui tu sei comunque quadrato nella tua metà campo, rispetti delle regole, riesci a mettere fine in cascina, hai quel tipo di sicurezza che non ti costringe ad andare dall'altra parte e far canestro ogni Indubbiamente, volta, no, indubbiamente. indubbiamente, Quindi indubbiamente. Però loro ci hanno creduto comunque, loro loro sono ci hanno creduti. provato fino alla Loro fine. sono anche difficilmente controllabili. Io l'avevo detto durante l'allenamento di venerdì perché loro hanno fatto un sacco di canestri in transizione, tirando in un istante da 3 punti nel momento in cui arrivava il primo passaggio. Non è semplicissimo difendere su quel tipo di No, no, situazione lì. certo. Poi loro erano molto in gas perché avevano recuperato un paio di palloni lì sulla zone press e devo dire che onestamente quella non era una situazione che avevamo preparato, No, devo essere certo. sincero. Non rientrava tra quelle. Abbiamo chiamato un minuto. Quello che mi dà soddisfazione è che quando siamo andati in quel momento di negatività, comunque siamo riusciti a rientrare di nuovo in partita, soprattutto con la difesa, nel senso che loro per due o tre azioni hanno avuto difficoltà
e noi siamo andati un pochino più tranquilli. Certo, indubbiamente. Bene, dai, comunque adesso siete all'inizio di questa nuova esperienza. Esatto, avrà tempo per lavorare. E conoscere i ragazzi. Esatto, soprattutto, esattamente, sì, perché non li ha appena conosciuti. Hanno un ottimo atteggiamento, devo dire che mi hanno accolto molto bene, li ho ringraziati perché anche a livello personale era una partita molto importante per me. Certo. E quindi devo dire che secondo me ci sono delle basi solide dal punto di vista proprio morale e umano, e quindi di conseguenza il lavoro tecnico penso che possa essere buono. Certo, ovviamente. E poi alla base comunque di partenza c'era un buon lavoro precedentemente fatto. Esatto. E questo va sicuramente detto, e io lo posso dire perché comunque abbiamo lavorato con Ale a strettissimo contatto, nella gestione soprattutto degli Under 18, che era il gruppo giovanile che tenevo io, e quindi di conseguenza il passaggio di consegne è avvenuto. È sempre qualcosa di traumatico evidentemente quando cambi, perché tutti gli allenatori hanno le proprie idee, però dal punto di vista dell'atteggiamento era una squadra comunque... No, se si parlasse di piccolini si direbbe tirata su bene, ecco. Tirata su, i ragazzotti qua tirati su bene. Chiedo scusa coach, settimana prossima invece incontriamo Viadana. Settimana prossima Viadana in trasferta. Non dobbiamo, come anche stasera non abbiamo fatto grazie al cielo, pensare, ma io questo l'ho detto ai ragazzi, che la classifica in questo momento conti qualcosa, perché quando arrivi le ultime 7-8 partite della stagione tutte le squadre giocano per recuperare punti decisivi, quindi conseguentemente anzi hai molta più pressione, e stasera si è visto quando loro hanno rimontato, hai molta più pressione addosso nel momento in cui hai l'obbligo tra virgolette di vincere, e quindi domenica prossima per noi sarà ancora così, però speriamo che ci sarà una settimana di lavoro e di conoscenza reciproca in più, e quindi di conseguenza penso e spero che siamo sulla buona strada. Sì, dai, assolutamente ce lo auguriamo. Grazie mille coach, grazie, buona grazie, serata, grazie.